Questo programma è offerto da un'impresa. Salve a tutti, bentrovati ad una nuova edizione del TG Economia, il nostro quotidiano di approfondimento economico. Apriamo questa edizione parlando di banche. Secondo un'impresa bisogna rivedere i criteri per assegnazione del credito alle piccole e medie imprese. Guardiamo. È opportuno rivedere i criteri con i quali le banche assegnano il credito alle micro, piccole e medie imprese. Gli attuali parametri, che sono il risultato di un lungo e farraginoso processo di regolamentazione che ha prodotto restrizioni eccessive per gli istituti bancari, vanno rivisti profondamente. Un primo sforzo, a nostro avviso, dovrebbe arrivare da chi è dentro il sistema finanziario. Si tratta di valutare le richieste di prestiti, specie da parte delle aziende, entrando nel merito dei progetti presentati ed evitando di portare in delibera domande di credito sulla base dei semplici dati di bilancio. Informazioni, quelle contabili, che certamente non vanno né possono essere ignorate, ma vanno valutate in un mix più ampio. Lo dichiara il vicepresidente di un'impresa, Claudio Pucci, commentando i risultati dell'indagine sul credito pubblicata oggi dalla Banca d'Italia. Stando a quanto emerge dall'indagine, secondo gli intermediari, la domanda di credito si rafforzerebbe ulteriormente nel trimestre in corso. Nel quarto trimestre del 2017, si legge ancora nel documento di Banca Italia, le politiche di offerta sui nuovi finanziamenti sia alle imprese sia alle famiglie per l'acquisto di abitazioni sono rimaste sostanzialmente invariate. Per il trimestre in corso, gli intermediari si attendono un moderato allentamento dei criteri di offerta sia per le imprese sia per le famiglie. La domanda di prestiti da parte delle imprese ha registrato un incremento che ha principalmente riflesso le esigenze connesse con il finanziamento degli investimenti fissi. Anche la domanda di mutui per l'acquisto di abitazioni da parte delle famiglie è moderatamente aumentata, sostenuta dalle favorevoli prospettive del mercato immobiliare. Continuiamo a parlare di un'impresa per quanto riguarda l'Italia, ha buttati 10 anni per risanare il pilastro del nostro paese. C'è l'interesse delle compagnie low cost come EasyJet e Wizz Air e poi quello di grandi gruppi mondiali a cominciare da Lufthansa e Air France. Su Alitalia, nonostante sia commissariata da mesi, si è scatenato l'appetito del mercato. È la dimostrazione che un operatore aereo che ha il cuore in Italia è importante e può essere remunerativo. La partita andava gestita diversamente, magari già nel 2008. Sono stati buttati 10 anni che sarebbero stati sufficienti per risanare quello che a nostro giudizio rappresenta un pilastro per il nostro paese. Lo è per il turismo, lo è per il Made in Italy, lo è per i viaggi degli imprenditori italiani all'estero e lo è per chi vuol venire in Italia a investire. Adesso stiamo regalando un gioiello agli stranieri ed è un gran peccato assistere a questa disfatta, lo dichiara il presidente di un'impresa, Giovanna Ferrara. La partita per il salvataggio della compagnia è ancora del tutto aperta. L'elenco dei possibili candidati si allunga, ma ancora si attendono le offerte. Le scorse settimane i commissari Luigi Gubitosi, Stefano Paleari ed Enrico Laghi, dopo Lufthansa, hanno avuto vari incontri con i potenziali acquirenti che hanno manifestato interesse, da Air France a Delta Airlines, fino al fondo americano Cerberus. Nel frattempo la compagnia ha congelato il volo diretto Roma-Pechino. Il collegamento di lungo raggio, inaugurato 1 anno e mezzo fa sotto la gestione SAI e TAD, infatti presenta orari sfavorevoli che non consentono di reggere la concorrenza degli altri vettori, che godono di slot migliori e rendono quindi la rotta non economicamente sostenibile. Per questo la compagnia, non essendo finora riuscita a ottenere slot migliori da parte delle autorità cinesi, nonostante le richieste reiterate e pressanti, ha deciso ora di sospenderlo, pur restando aperta a riconsiderare la decisione nel caso in cui la situazione cambi. Parliamo adesso di tabacchi, filiera minacciata dal contrabbando. Corruzione e accettabilità sociale. Sono questi i fattori che alimentano il commercio illegale del tabacco. È il dato emerso dall'indagine resa nota in occasione di Tobacco Road, il convegno organizzato dall'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e nel sistema agroalimentare con l'OLAF.
I consigli si svolgono su due pilastri principali, il primo a livello sociale, a livello politico, anche di informazione, perché comunque coloro che utilizzano prodotti illeciti non sono spesso a conoscenza dei danni alla propria salute e di quanto questi prodotti siano nocivi. E ovviamente l'altra azione è rafforzare a livello di forze dell'ordine. L'Italia spicca come esempio positivo all'interno del contesto europeo per essere appunto riuscita a individuare moltissimi degli aspetti che favoriscono lo sviluppo della criminalità organizzata. Per esempio nei sequestri noi sappiamo come attuare, come anche prevenire le azioni illecite. Il contrabbando di sigarette poi mortifica le imprese del settore, che comunque danno occupazione e creano una filiera produttiva importante. Solo nel mondo il contrabbando vale dai 40 ai 50 miliardi di dollari come evasione. In Europa vale circa 20 miliardi di euro. In Italia questo fenomeno viene sottratto dall'erario 1 miliardo di euro, che potrebbero sicuramente essere risorse da utilizzare per questioni sociali e magari no, perché no, per questioni anche di sviluppo per il nostro paese. Passiamo adesso la parola al nostro esperto, che parlerà relativamente ai motivi che frenano la ripresa del sistema paese. L'economia in Italia è leggera ripresa. Difatti abbiamo dati positivi sia per quanto concerne il PIL, l'1,8% in proiezione 2018, la disoccupazione che è scesa dal 12 all'11%, la disoccupazione giovanile dal 38-39% al 37%. Tutti i dati che ovviamente lasciano pensare che l'Italia è ripresa. Ovviamente c'è da considerare che purtroppo c'è sempre questo gap e questa disparità tra il nord e il sud. Il nord viaggia ad una velocità diversa rispetto al sud, quindi c'è bisogno che comunque le istituzioni pongano maggiore attenzione verso il sud, che praticamente ha bisogno di una mano, di leggi un attimino più specifiche per poter far sì che praticamente questo gap man mano venga colmato. Ma dicevo, da tutti i dati positivi che comunque non sono incoraggianti ma non sono determinanti, perché se poi li andiamo a paragonare con i dati degli altri paesi europei, per non parlare poi di certi paesi a livello mondiale, purtroppo sono dati comunque inferiori e quindi e che indicano una crescita più lenta rispetto agli altri paesi europei. Ma andiamo dal nostro punto di vista ad analizzare il perché praticamente noi viaggiamo ad una velocità inferiore rispetto agli altri paesi europei. E le motivazioni sono purtroppo quello che noi andiamo spesso ad elencare: l'eccessiva pressione fiscale che frena l'economia, il caro fitti, noi abbiamo molte aziende che sono state costrette a chiudere perché praticamente pagavano un fitto eccessivamente alto, quindi bisognerebbe che il fitto concordato o la cedolare secca vengano estese anche ai fitti commerciali ed artigianali. La burocrazia, quella che noi definiamo un cancro per quanto concerne l'economia, perché praticamente come gli italiani lavorano per il fisco fino a luglio dell'anno solare, praticamente per la burocrazia lavorano 2 mesi all'anno, la contraffazione che costa 10 miliardi all'anno, la sicurezza che
incide anch'essa sull'economia, perché la gente magari tende a spendere, ecco, nel campo, tanto per dire, di gioielli. A volte c'è il freno alla spesa proprio perché non c'è sicurezza nel portarli. Questa era l'ultima notizia, il TG Economia termina qui. Vi ricordo che siamo sempre raggiungibili sul sito www.giulinews.it. Un saluto a tutti, grazie per essere stati con noi. Alla prossima edizione. Questo programma è stato offerto da Un'impresa.